Non si è mossa per tutta la notte. Molto strano. Eric, certo che non si è mossa, è una vigetta, mica un essere vivente. Dominique, quella lì potrebbe essere qualsiasi cosa. Beh, effettivamente fa abbastanza impressione. E poi questa buca nel giardino, con la luce del sole, è ancora più inquietante. E quindi è stata presa una decisione. Sì, Eric, dobbiamo farlo. E se in realtà era stata piantata sottoterra per far crescere un albero di valigie? In quel caso abbiamo proprio sbagliato a prenderlo. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo, Nerillo? Chi siamo, Dominique? Ed insieme! D'insieme. Eric? Ah, che bello! Volevo proprio sedermi. Eric, l'abbiamo visto che sei caduto. No, caduto, faceva parte del ballo questo. E allora perché ti tocchi la gamba come se ti facesse male? No, non mi fa male, Dominique. Non mi fa male. Ok. Come avete visto, la valigetta che ieri abbiamo trovato per sbaglio sotterrata nel nostro giardino è ancora lì, come l'abbiamo lasciata stanotte. E se non avete visto il video di ieri, andatelo a vedere perché è stato incredibile. Alla fine del video, ovviamente, vi chiedevamo che cosa fare. Se aprirla, se risotterrarla e far finta di niente, se chiamare la polizia o chissà che altro. E voi non avete avuto dubbi. Avete detto tutti apri, apritela, aprila, apriamola, vi prego apritela. Sì, più o meno così. E quindi, ovviamente, non l'apriamo. No, sto scherzando, certo che l'apriamo. Sì, l'apriamo. Ma sicuro, Dominique? Sì, Eric, dobbiamo aprirla, dobbiamo. Ok, andiamola a prendere. Ma nel frattempo, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanellina e lasciate un bellissimo like a questo video. E se mai dovesse succedere qualcosa, ricordatevi di noi. Ma che stai dicendo? Ma dai, Eric, che deve succedere? Sono una valigetta. Non lo so. Eccola lì. Dai, Eric, dai. Vai a prenderla. No, io, perché io? Sei tu che l'hai sotterrata da sottoterra, quindi prendila adesso. E infatti, già ho faticato abbastanza, adesso tocca a te. Dovrai pur fare qualcosa, no? Io? Ma Eric, fa l'uomo, prendila tu. Ma cosa significa c'è la parità? Un po' faccio io, un po' fai tu, no? Sì, ma insomma, non vorrei mica che la tua fidanzata si possa far male. Non vorrei mica questo. Ecco, non ti interessa niente. Dominique, vai. Facciamo la conta. Per i miei. Ah, oh, ma perché perdo sempre? Sì. Vado. Fai attenzione, Dominique. Devo prenderla così, con le mani? Secondo te? Beh, se riesci a prenderla coi piedi, fai tu, eh. Ma se lascio le impronte digitali? Dominique, già l'abbiamo toccata. E poi c'è scritto non aprire, mica non toccare. Vado. Oh mio Dio. Attenta. Oddio. Tieni adesso, tieni. No. Dai, dove la metto? Non lo so, mettila da qualche parte, dobbiamo aprirla. Andiamola ad aprire. Dominique, stai attenta a non farla cadere. Magari c'è qualcosa che si rompe. È abbastanza pesantuccia però, Eric. Sì. Sì. Dai, posala qui. No! Poteva esserci di tutto là dentro e magari l'hai anche rotto. Era conservata sottoterra da chissà quanti anni. Se c'era qualcosa che si rovinava, già era rovinata. Ok, mettiamola qui. Quanta polvere. Su, via, sediamoci. Beh, io l'ho presa, adesso aprila tu. Dai, Dominique. Non sembra nemmeno difficile da aprire. Dai, Eric, vai. Dominique, ma ci potrebbe essere qualcosa di pericoloso là dentro. Potrei anche essere assalito. Di che parli? Dai, vuoi aprirla? Basta perdere tempo, dai. Apri. Oh, aspetta, ho bisogno del mio tempo. Allora, prima un lato, sì. Vai, Eric. Vado, eh. Dai. Eric, non esplode mica. E tu che ne sai? Dai, apri. Ah, lo faccio io. E ora? Alza. Vado? Sì. Sicuro? Cosa c'è? Eric, che cos'è questa roba? Fa schifo. È sporca. Toccala tu.
Beh, come pensavo, non c'è niente di strano. Controlliamo. Questa è qua. Questa è quanta polvere. Oh mio Dio, cos'è quella roba? Lettera. Lettera. Lettere. Quante lettere? Già. Che significa? Un filo? Cos'è questa cosa? È una telecamera? Una telecamera? Oh mio Dio! Come una telecamera? Ci stanno spiando! Dominique, è staccata. Ah, non funziona. Cioè, spero. Ehi? Oh mio Dio, non è una telecamera, è lei, a distanza. Non sono stato io e lei che ha aperto tutto. No, effettivamente non penso che qualcuno possa vedere questa telecamera scollegata. No. Va. E questo invece cos'è? Un filo? Un nastrino? È un nastrino per i regali di Natale. Sì, è uno di quelli che si arricciano con le forbici e poi si mettono sopra i pacchi. Certo, nero è un po' strano. No, Eric. Non mi sembra. Cos'è questa cosa? Lo so, Eric! Questo è del nastro da registrazione! Del nastro che? Sì, un nastro registrato, di quelli delle videocassette! Insomma, qui dentro deve esserci un filmato, qualcosa! Oh mio Dio, e come facciamo a vederlo? Non so se possiamo vederlo. Passiamolo qui. E questo? È tutta impolverata! Una scatolina, attaccata con un filo. C'è qualcosa qui dentro. Beh, Dominique, forse qui dentro c'è qualcosa di prezioso. È chiusa bene. E la scatolina sembra abbastanza preziosa. Magari c'è davvero un gioiello qui. Ok. Vediamo. Che è? Cos'è? Una conchiglia. Oh, wow. E tu scavi una buca per conservare una conchiglia? Che senso ha questa cosa? È una normalissima conchiglia. E non c'è nient'altro. Solo un po' di polvere. Questa cosa è stranissima. Non sto capendo il senso di questa valigetta. Questa? Cos'è questa? C'è scritto privato. Privato cosa? È una pendrive. Beh, Dominique, mettiamola al computer e vediamo che cosa c'è dentro. Eric, ma c'è scritto privato. E quindi? L'abbiamo trovata noi, non è più privato. E se proprio dobbiamo dire tutto, anche sulla scatola c'è scritto non aprire e tu l'hai aperta. Non l'ho aperta io, l'avete deciso voi. Beh, non so, non lo so, ci pensiamo. Ma piuttosto, vediamo queste lettere. Sono tantissime, sembrano abbastanza vecchie. Beh, apriamone una. Vediamo un po'. 10103 inizio. Inizio di cosa? 0103, cos'è? Un codice? Oh, 1 marzo. Una data? Sì, 0103. Manca l'anno. Beh, magari l'ha dimenticato. O forse l'anno non era importante. Inizio. Perché mettere in una busta soltanto una parola? Bah, che cose strane. Andiamo con l'altra. Anche qui, una parola e una data. 27 maggio, ricordati. Ricordati inizio. Che c'è un rebus? Ah! Eric? E questa? È chiusa. Questa è sigillata. Che cosa c'è qui? È della cera. Della cera? Sì, è proprio sigillata. È sigillata con la cera, come si usava fare in antichità. E qui c'è scritto aprila alla fine di tutto. Di tutto cosa? Che ne so, è stranissimo. Inizio, ricordati, e poi aprila alla fine di tutto. Che vuol dire? Eric, ce n'è un'altra, identica. Sono due. Queste le guardiamo dopo. Qui ce n'è ancora. Qui dice 18 aprile, appuntamento al bar giallo. Appuntamento. Ma sono degli appunti? 15 marzo, spiaggia sotto il ponte. Forse un altro appuntamento, un luogo, un punto di riferimento. Vediamo. 31 maggio, ultimo pezzo mancante. In che senso? Continuo a non capire. E sono finite. Apriamo quelle? Non lo so, Eric. Non so cosa pensare. Alla fine di tutto. Tu cosa ne pensi di tutta questa storia? Allora, secondo me stavano facendo una caccia al tesoro e poi se lo sono dimenticati. E quindi è rimasta lì. E perché le lettere? Nah. Beh, però almeno sappiamo una cosa. Sappiamo come si chiama questo tizio. Il signor privato. Sì, il signor privato. In che senso? Anch'io avevo una pendrive quando ero piccolo e ci ho scritto il mio nome così da non perderla. Anche se poi l'ho persa. E anche il signor privato l'ha persa. È destino. Mi raccomando, non scrivete mai i vostri nomi sulle pendrive. Non funziona. Ma di che stai parlando? Ma quale nome? Eric, dammi qua. Privato significa che è privata. Una cosa è privata, non è il suo nome. Significa che è personale. No, privato significa che è maschio. Privata è che è femmina. No?
Eric, significa che non la devi toccare. Comunque, no, non è nemmeno questo, Deve essere qualche altro motivo. Ci deve essere un motivo a tutto ciò. Ma cosa? Fammi riflettere. Beh, non lo so. Ci sono! Che c'è? Come ho fatto a non pensarci prima? Se trovi qualcosa sotterrata nel tuo giardino, sicuramente è una capsula del tempo. Una che? Serve per teletrasportarci nel passato? No, Eric, no! Una capsula del tempo, come quella che si vede nei film, nelle migliori storie d'amore. Quando si è giovani, si prendono dei ricordi o delle cose a cui si è affezionati. Sì? E si mettono in una scatola o in una valigetta in questo caso. Sì? Dopodiché si va in giardino, si scava una buca e si sotterrano. Che? Pazzi! No, Eric! Poi si lasciano lì per molto tempo e quando si è più grandi, magari anziani, si torna in giardino, si apre la buca e si riprende la valigetta per riaprire insieme quei ricordi e condividerli magari con le persone amate o con i propri figli, i nipoti. Va bene, Dominique, però c'è un problema qui. Qualcosa mi sa che è andato storto perché la valigetta l'abbiamo ritrovata noi e sinceramente io non credo di averla sotterrata quando ero piccolo. Sarà andato storto qualcosa, tu che ne sai? Magari si sono dovuti trasferire di corsa e non hanno potuto prenderla. Fortissimo! Possiamo scoprire la storia delle persone! Impicciamoci, Dominique! Facciamoci i fatti degli altri! Ma non si fa, Eric! No, quelle cose sono private e noi non le apriremo. Ma sicuro, Dominique? Apriamo la pendrive, poi le lettere... Fermati, Eric. Queste cose potrebbero essere molto importanti per qualcuno. Quindi? Non possiamo invadere così la privacy delle persone. Anzi, dobbiamo fare qualcosa. In che senso? Vuoi che faccia un altro buco e le risotterro? No, Eric. Dobbiamo fare di più. Di più? Noi dovremmo cercare di capire chi è questa persona e darle al proprietario o comunque alle persone a lui care. Che? E come vuoi fare? Beh, non dovrebbe essere così difficile. Scusami, chiamiamo la proprietaria della casa e gli diciamo di aver trovato una valigetta in giardino e magari sono stati loro. Giusto. Oppure chi l'ha sotterrata sta guardando il video. È vostra. Ne è sicura, vero? Va bene. Allora non si preoccupi, cercheremo altrove. Ok, grazie. Buona serata. Dominique, cosa dice? Niente, Eric. Dice che non è sua. Dice che nessuno della sua famiglia ha mai scavato una buca in giardino. Ne è sicura. Però mi ha anche detto che prima di loro qui abitava qualcun altro. Ma di loro non sa niente. Proprio nulla, dice. Bene. E allora non abbiamo nessun indizio. Niente da fare, Dominique. Ci abbiamo provato, dai. No, aspetta, Eric, aspetta. Non possiamo arrenderci così. Ci deve essere un modo per contattare questa persona. Oddio, Dominique, che cosa vuoi fare? Dominique, cosa pensi di scoprire così? Non lo so, Eric, ma ci deve essere un indizio. Ci sarà qualcosa qui. Dobbiamo rifletterci un attimo, pensare. Voi che ne dite? Che cosa dovremmo fare? Non dovremmo forse cercare questa persona o qualcuno a lui caro per dargli queste cose? Metterci alla ricerca, iniziare questa avventura. Voi che ne dite? Oppure no? Oppure dovremmo lasciar perdere, perché è troppo difficile. Fateci sapere nei commenti. Diteci che cosa vorreste che facessimo. Ho un'idea. Provo a cercare qualcuna di queste cose su internet, sì. Provo. Ma... beh, a me sembra tutto molto molto complicato. A dir la verità, non sono nemmeno tanto sicuro che si tratti di una capsula del tempo. Questi messaggi sono molto molto strani. Secondo me c'è qualcos'altro. Su, cerchiamo. Ok, Dominique, ma penso che ci vorrà un po' di tempo. Voi nel frattempo lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per scoprire con noi qualcos'altro e seguiteci anche su Instagram, ci trovate come d'insieme.official. E oggi salutiamo Giorgia Della Valle, Selenia, Arianna Amato, Pasquale Valentino e Ilari Marullo. Ciao ragazzi, torniamo a tutti quanti voi e fateci sapere che cosa fare. Ciao belli, siropa belli, bellissimi. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!